è una rivista che compie 30 anni in questi anni ed è la rivista di cultura digitale più longeva italiana, creata da un personaggio che nell'83 voleva capire come le tecnologie avrebbero influenzato, attenzione, non solo il modo di comunicare, ma la vita stessa dell'uomo. Tutte le aziende che interverranno quando vogliono, chiediamo anche idee e soprattutto piccole nozioni di conoscenza per i giovani che sono in sala, che sono venuti da dove iniziata il liceo speciale ITIS di Tavola, che ringrazio particolarmente e che spero porteranno a casa un momento di conoscenza e di acquisto di competenze che gli permetteranno di scegliere con più diciamo apertura mentale e anche strumenti quella che è la loro strada del domani. Perché noi abbiamo un paese estremamente ricco di storia, di arte, che può trarre un enorme beneficio dalle nuove tecnologie. Quello che ci manca è soprattutto culturale, è un passaggio culturale. Un passaggio in cui voi ragazzi avete una responsabilità enorme. Intanto perché non dovete più entrare e mettervi giù in fondo. Dovete sgomitare e venire in prima fila. La prossima volta, ve lo dice uno che nella vita vera fa il professore universitario ed è abbastanza abituato a cercare di dire ai ragazzi che devono avere un pochino di grinta. Ma non lo faccio mica tanto per voi, lo faccio per me, perché siete voi che costruirete il mondo del futuro. E ne avete tutte le opportunità, perché noi viviamo in un momento eccezionale, non è mai successo nella vita dell'uomo di vivere in un momento con una tale quantità di conoscenza. 30 anni da questa iniziativa di alimentare la ricerca, si sia fermati e si è fatta la riflessione di dire: ma dove ci hanno portato questi 30 anni? Noi 30 anni fa, 40 anni fa oramai, eravamo al secondo posto al mondo in capacità innovativa dietro gli Stati Uniti, abbiamo attivato questo enorme sforzo per mantenere la competitività nel confronto degli Stati Uniti e se guardiamo oggi ci troviamo che gli Stati Uniti sono ancora lì davanti, ma tra noi e gli Stati Uniti si sono infilati anche la Corea, si è infilato il Giappone e la Cina vediamo che non è più molto distante, sta cominciando a infilarsi. Si dice che quando tu dai dei soldi a un ricercatore, questo ricercatore produce conoscenza. Se tu dai della conoscenza a un innovatore, questo innovatore produce soldi, produce posti di lavoro e quindi sembra un circolo perfetto, no? Io investo in ricerca, faccio conoscenza, l'innovazione mi porta i soldi. Ma in realtà non è così, perché la conoscenza di cui ha bisogno l'innovatore è sì in parte derivata dalla ricerca, da quella generata dalla ricerca, ma in parte deriva da altre cose, deriva dalla capacità di fare, che non è una cosa che normalmente si insegna a scuola. Ecco allora che nasce questo Istituto Europeo dell'Innovazione per chiudere il cerchio, per fare assicurarsi che effettivamente queste conoscenze sviluppate dalla ricerca diventino innovazione, innovazione sul mercato, sul territorio. Andando a sfruttare chi? Chi è per natura innovatore, cioè i giovani. Ed ecco allora i primi pilastri fondamentali dell'Istituto Europeo, che sono: investiamo sui giovani, investiamo dal punto di vista dell'education, quindi quando entrano nelle università diamogli la disponibilità di accedere a dei corsi particolari che sono finanziati dall'Istituto Europeo e messi insieme dalle università partecipanti perché imparino a costruire imprese, a fare innovazione, e quindi questo è un elemento importantissimo. Il secondo elemento è quello: diamo a chi fa ricerca gli strumenti per completare quello che è il valore della ricerca portandolo come prodotto, come servizio sul mercato. E il terzo vertice di questo triangolo è quello: andiamo ad aiutare quelle che sono
le aziende, le start-up, piccole aziende in genere, messe in piedi dai ragazzi appena usciti da un corso scolastico, perché arrivino ad un mercato europeo. Un solo partecipante italiano è agganciato questi cinque grandi, ed è Trento. È Trento che ha delle consuetudini di lavorare con alcuni partner tedeschi e quindi rimane agganciato. Quando nel 2010, fine 2010, arriva l'opportunità di allargare questo club dei 5 e farlo diventare di 6, Trento prende l'iniziativa e riesce a mettere in piedi un consorzio di aziende importanti che rappresentano l'eccellenza in Italia nel settore dell'ICT, e mette in piedi un'altra cosa ancora più forte, che è quella che poi lo farà vincere sopra Londra. Capite che andare a dire che Trento riesce a vincere su Londra non è una cosa così scontata, ovviamente. Trento come mai vince? Perché riesce a far capire che il valore che lui porta è il valore non soltanto della città di Trento, perché per quanto bella è molto piccola, ma porta il valore di un territorio. Un territorio che ha dietro una provincia, una municipalità, che è votata all'innovazione, non perché lo dichiara, ma perché è una storia di innovazione. Perché il Trentino, a partire da tanti tanti anni fa, in modo rigoroso, consistente, continuo, e guardate che è importante queste cose, non è facile, non è difficile avere l'idea brillante, quello che è difficile è portarla avanti, realizzarla giorno per giorno. Ed è questo che il Trentino ha fatto, ha creato delle eccellenze, non soltanto nel settore ICT, ma certamente anche nel settore ICT. E per fare questo bisogna di intervenire sui processi, di cambiare le strutture. Tu puoi fare una app bellissima per il pagamento elettronico, ma se non hai dietro i processi che fanno sì che il pagamento elettronico venga accettato, metabolizzato, diffuso, non funzionerà mai. Rimarrà così un qualcosa da mettere in cornice. L'ICT è un qualche cosa che ha aspetti positivi e negativi. Se tu guardi soltanto l'utilizzo dell'ICT perché lo compri da qualche parte, è un'arma che diminuisce i posti di lavoro. Cioè l'ICT va a tagliare, rende efficienti e quindi taglia i posti di lavoro. Tu riesci ad aumentare i posti di lavoro soltanto se sei tu che metti l'ICT in gioco, se sei tu che lo crei. L'investimento che mette la Corea nel campo della ricerca e dell'innovazione è il 3-6% del suo PIL. L'Italia è l'1,3%. Allora, queste sono veramente le sfide che abbiamo davanti. Noi dobbiamo coltivare l'eccellenza per fare sì che si possa fare meglio, no? Io mi ricordo, fa soltanto tempo in azienda, il mio grande capo, quando andava a parlare dei miei problemi, mi diceva: tu non mi devi dire cosa riusciresti a fare se io ti dessi più cose. Dimmi quello che sei capace di fare con le cose che hai. Ed è questa la sfida che abbiamo. E inviterei Derrick De Gerkov a portarci sotto, che è membro del comitato scientifico del Media 2000, con cui siamo ospiti e che ha organizzato questo convegno. Per tirare un po' sul morale, dopo la straordinaria organizzazione del territorio di Trento che conosciamo come italiani, volevo solo dire due cose agli studenti di Torre Annunziata. Quest'anno, dopo l'uscita dei Google Classes, a Salerno, che non è molto distante da noi, due ingegneri in un capannone molto piccolo hanno creato il concorrente dei Google Classes. Purtroppo noi non facciamo sistema e la Google è venuta a essere comprato come brevetto, però siamo capaci di farlo anche noi alla metà del costo. Prego. Vabbè, sì. Io non sono capiente ingegnere e ancora meno deputato, e purtroppo neanche italiano, però sono professore. E come professore conosco abbastanza bene la storia che mi è successo a me e che succede adesso con la situazione dell'insegnamento. Diverso da voi, studenti, la mia carriera di studente è stata sempre una carriera di una vittima, forse innocente, forse no, nel silenzio
e la non partecipazione al corso sa che con le tasche ordinarie di fare un essay, no? Un saggio o rispondere a un esame, altre cose, però l'idea di partecipare al corso come coproduttore non mi è mai venuto in mente, ma come studente, come professore all'inizio neanche, perché all'inizio sono stato tornato professore con un po' di intuizione, un po' di educazione all'insegnamento, con la maniera propria. Però vedendo la situazione nuova, il fatto che oggi siamo in una condizione di comunicazione globale molto diversa dal mio tempo di studente, ho cominciato a pensare che infatti fare broadcasting nella classe non è sufficiente per veramente dare un sentimento di vero progresso dentro l'anno di corsi. E mi sono detto che, pensando alla famosa parola di Montaigne, il nostro pensatore del Cinquecento in Francia, il filosofo che diceva: beh, finalmente vale molto meglio una testa ben fatta che una testa ben piena. Mi sono chiesto: ma adesso le teste ben piene non servono, e se veramente continua di servire una testa ben fatta, però serve sempre di più. Più teste ben fatte che lavorare insieme, diciamo, anche se non hanno tanto dentro, perché adesso che possiamo contare su Google, su Wikipedia e su tutte le cose, possiamo immaginare che la testa ben piena lasciamola perdere, il mondo è ben pieno, la rete è ben piena, abbiamo tutto. Allora, ho inventato un metodo che voi potete applicare e che serve non solo per la classe, ma anche per il governo o per l'impresa, un metodo di mettere insieme, di moltiplicare la mente per la mente, moltiplicare le risorse personali della gente in corso di fare qualche progetto con le risorse sempre a disposizione della rete. Vuol dire che il contenuto di conoscenza è già imposto, basta sapere come cercarlo e metterlo insieme per rispondere a un progetto qualche sia. E generalmente ho fatto questo, l'ho chiamato atelier, workshop, laboratorio di intelligenza connettiva. Prima regola, anche nella scuola, scegliere progetti che possono applicarsi nella vita e non solo teorici. Questo è anche importante. L'idea è allora che tra questi atelier sul lungo termine si possono, diciamo, sviluppare progetti che hanno una conseguenza nella vita. Concludo su questa, come dire, riflessione, che fondamentalmente sono due cose da mantenere in mente sulla l'atelier e anche sulla situazione attuale. Oggi la gente possono rispondere a qualche situazione che sia, che toccano alla loro vita, al loro impegno, alle cose che fanno. Devono imparare a fare questa risposta alla situazione più fortemente. La scuola dovrebbe insegnare alla gente di collaborare. Il sistema scolare continua di ancora essere punto a tutti, invece di punto tra tutti. E questa è una cosa importante. La seconda cosa è che l'intelligenza propria oggi è di necessità connettiva. Non si possono più pensare, no, alle relazioni completamente individualista. Va bene per Michelangelo di dire hoc fecit Michelangelo, come si dice, che la persona e diviene nel Rinascimento e dopo riviene l'oggetto, il soggetto politico, sociale e psicologico fondamentale. Oggi il soggetto si moltiplica con altri soggetti, il collaborare diviene assolutamente essenziale. Dunque, io sono un docente del Politecnico di Milano e poi da tanti anni lavoro in questo centro, che è una struttura autonoma creata da imprese, amministrazioni locali, la regione e quattro università statali, in Cocca, in Subria e appunto il Politecnico di Milano. E il nostro compito è proprio fare innovazione, cioè cercare di aiutare le imprese a fare nuovi prodotti, nuovi servizi e essere più competitivi sul mercato. Perché il problema di come trasferire i risultati dal mondo della ricerca al mondo delle imprese è sempre stato un tema snobbato, poi anche
oppure si è pensato, come appunto diceva Roberto, che basta fare attività di ricerca fatta bene e i corsi automaticamente o per induzione si genera innovazione. Non è così. E secondo me la nascita di City Lab è anche un bellissimo esempio dal punto di vista, come dire, metodologico. Cioè si è preso atto che c'è un problema e si è cercato di agire per risolvere quel problema. Questa è una cosa che in Italia spesso non si fa troppo, adesso si fa sempre fatica a fare, riconoscere che ci sono i problemi. Ma dobbiamo farlo in maniera diversa. Allora io certe volte ritengo che questo sia la cosa più importante, cioè l'aver preso atto che serve fare le cose in maniera diversa, perché andare sul mercato, fare prodotti, creare ricchezza, poi per distribuirla bisogna averla prima creata, se no non si può distribuire. Per creare ricchezza per questo paese, per i nostri giovani, anche per i meno giovani che magari il lavoro lo perdono, dobbiamo innanzitutto essere capaci di portare valore sul mercato. Noi abbiamo fatto come Cefri il giubbetto del Verdi di Bainese, quello che usano adesso, il primo al mondo, fatto tutto digitale, che parla per la motocicletta. E questa cosa è nata da un'idea di un imprenditore straordinario italiano che è il Modainese. Tra l'avere l'idea e arrivare a un prodotto sul mercato c'è tanta, tanta fatica e lavoro. Ovviamente siamo all'interno di tantissimi oggetti della nostra vita quotidiana, i telefoni, i cellulari, le auto, i computer, le telecamere. La nostra sfida è quella di riuscire a da sempre in maniera innovativa ad attivare processi di collaborazione con gli altri attori della famosa tripla elica, la ricerca pubblica e privata, le altre imprese di grandi e piccole dimensioni e poi l'interlocuzione diretta con l'attore pubblico, con le public authorities. E questo era proprio il disegno che avevamo trovato in embrione quando abbiamo iniziato il confronto costruttivo proprio con la realtà di Trento. Della è andato via, però non per piaggeria, però una delle grandi sfide che riuscivamo a vedere realizzata era quella di poter avere tante università con le quali collaboravamo storicamente o altre aziende, quindi Bologna, Pisa, il Politecnico, adesso c'era Fuggetto di Cefri, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, altre aziende con le quali avevamo partnership strategici, progetti classici, però una volta andavamo in giro in Europa e facevamo delle riunioni con il vice sindaco di Dresda, gli addetti allo sviluppo del territorio Rhône-Alpes di Grenoble, cioè l'attore pubblico in Italia invece era sempre assente, affinché si possa capire come un componente elettronico possa diventare, per esempio, un elemento abilitante per trasformare un semplice telecontrollo, telecomando della TV nella soluzione innovativa che Nintendo ha portato sul mercato con la Wii. Quindi abbiamo sviluppato in Italia idee italiane, tecnologia italiana, quindi i famosi componenti elettronici che chiamiamo MEMS, che sono dei sensori molto piccoli che hanno la capacità di intercettare il movimento delle braccia, e grazie a questo anche Nintendo ha rivoluzionato il modello di business, perché loro capivano che dovevano necessariamente permettere alle persone di qualsiasi età di interagire con il classico televisore, come la sfida per arrivare sul mercato, ed è qui il nostro contributo anche a favore, no, del nodo di innovazione di Trento e della rete che da Trento abbiamo aperto con gli altri attori in Italia, è proprio quello di puntare insieme sul mercato. Noi conosciamo il mercato, sappiamo come arrivare, noi siamo quelli che possiamo trasformare un oggetto in qualcosa che sia innovativo e accettato dal mercato e che garantisca quel ritorno visionario di cui parlava anche prima Fuggetto, che però è difficile, credetemi, è difficilissimo poter realizzare e implementare. La Slovenia è da sempre considerato, diciamo, un organismo quasi un leviatano, no? Un'azienda enorme, diffusa su tutto il territorio e un'azienda che effettivamente, numeri alla mano, è il gruppo più grande d'Italia a livello di numero di dipendenti e a livello di servizi offerti. Chiaramente, diciamo, il core delle attività non è più soltanto quello dei servizi postali, che in qualche modo è stato l'innesco, insomma, della costituzione di tutto il gruppo.
come tutti sappiamo, Poste Italiane diversifica oggi l'offerta su numerosi canali e su numerosi settori. Poste Italiane è Banco Posta, Poste Italiane è una compagnia assicurativa con Poste Vita, Poste Italiane è una compagnia che offre servizi di telefonia mobile, oltre che una serie di altre aziende, forse meno note, che comunque fanno parte sempre della galassia, diciamo, Poste Italiane. Il concetto di fondo, diciamo, la strategia che ha contraddistinto poi l'evoluzione di Poste Italiane è anche la sua attenzione verso i servizi digitali, verso, diciamo, alcune tematiche dei servizi digitali, è stata un po' quella di traslare sul mondo digitale di erogazione dei servizi questa sensazione di sicurezza che si ha, o che comunque è sempre stato un punto di forza, un punto di valore per il cliente di Poste Italiane. Metto i risparmi alle poste, sto più tranquillo e non corro i rischi che potrei correre in altre condizioni. Ecco, questa sensazione di sicurezza, una volta che l'offerta dei servizi si è evoluta su canali digitali, si è cercato di traslarla sui canali digitali, facendo sì che la sicurezza diventasse, assumesse proprio il ruolo di fattore strategico dell'evoluzione di Poste Italiane e dell'evoluzione dei servizi di Poste Italiane. È fattore strategico nel senso che indirizza le scelte di business, indirizza le scelte di tecnologie che vengono adottate, ed è considerato appunto all'interno del gruppo un ruolo assolutamente guida, assolutamente forte. E questo ha fatto sì che diciamo, ci fosse la capacità dell'aziendale di investire in sicurezza e di investire in innovazione. Non possiamo pensare di fare sicurezza se non facciamo innovazione. Sicurezza e innovazione, almeno nel concetto, diciamo, più completo del termine, sono assolutamente integrate. Molto che non si può fare sicurezza esclusivamente andando a parare il corpo e andando a cercare di reagire una volta che si ha in casa un problema. Sicurezza si fa innovando, sicurezza si fa anticipando il problema e ideando nuove frontiere, nuove idee per rendere, diciamo, il servizio fruibile nonostante queste minacce, e non contrastando la minaccia punto punto, diciamo, quindi respingendo le singole minacce una a una. E quello che manca è proprio questo ultimo miglio, questo prendere il valore che è stato prodotto e scaricarlo a terra, e quindi, diciamo, portarlo in azienda e trasformarlo in tecnologia utile, in tecnologia utilizzabile tutti i giorni, in, diciamo, quel gradino che serve per anticipare lo scenario e per interpretare al meglio quello che è, diciamo, la situazione evolutiva. Diciamo, finalmente anche un'azienda italiana, contemporanea, una telco grossa come la nostra, ha iniziato a occuparsi seriamente del tema Big Data. Fino ad oggi sicuramente, almeno il panorama italiano, è stato un tema molto sottovalutato o trattato in maniera molto frammentaria. La gestione del dato a livello regolatorio finalmente ha avuto una chiarezza. Ci sono l'Unione Europea si è espressa attraverso il working group sulla data directive in maniera molto chiara e separa gli utilizzi del dato del big data e quindi l'utilizzo della mole informativa enorme che transita quotidianamente su una rete di un operatore telefonico, che non sono necessariamente ed esclusivamente i dati che vengono generati dall'operatore stesso, ma i dati che l'operatore veicola di consumo energetico, piuttosto che dati dei singoli cittadini su singole transazioni, prima avete parlato di pagamenti elettronici, piuttosto che di dati di qualsiasi natura, mobilità, eccetera, e ha separato e quindi ha finalmente messo un confine molto chiaro tra l'utilizzo di questi dati, di questa mole informativa a scopi di analisi di trend e di correlazioni tra masse, rispetto all'utilizzo di questa mole informativa per fare del targeting specifico sui singoli individui. Mi faccio dire, il dato ha una ricchezza, e adesso stiamo solo scoprendo la punta dell'iceberg,
anche quando è trattato in maniera aggregata anonima, riteniamo che qui ci sia una miniera non solo diciamo, interessante dal punto di vista business, ma interessante anche dal punto di vista dello sviluppo del nostro territorio attraverso questa nuova informativa. Tutt'altro tema invece è il dato, quello che io chiamo dato con un'identità, no? Il personal data, cioè quel dato che invece ha una connotazione e la possibilità di ritrovare l'identità di chi l'ha generato. E qui quello che stiamo portando avanti, anche grazie ai TST Labs, è un modello diciamo nuovo rispetto al modello di gestione del dato attuale. Oggi noi lasciamo la scia digitale davvero molto ampia, lo facciamo molto spesso in maniera inconscia, ma non perché vogliamo necessariamente farlo in maniera inconscia, ma perché in qualche modo accettiamo delle clausole di servizio, di privacy, lo facciamo in maniera quasi automatica. Noi abbiamo fatto un progetto finanziato dalla Commissione Europea per finanziare idee, per finanziare start-up, quindi in qualche modo diciamo finanziare la ricerca dal basso, finanziare l'innovazione dal basso. E con grande sorpresa, noi non avevamo assolutamente pensato a un target di studenti liceali, ma a ricercatori diciamo PhD, quindi con un'età assolutamente più grande. Con grande sorpresa hanno vinto, alcune abbiamo finanziato 30 idee e 4-5 di queste sono state vinte da studenti di un liceo di Roma. Malgrado neanche so come sono arrivate questa notizia, perché poi uno dei problemi dell'innovazione è anche la comunicazione dell'innovazione, comunicare in modo adeguato, quindi grazie ancora anche a Media 2000 per farlo, comunicare in modo adeguato le esperienze di ricerca. Hanno presentato dei robot, ho scoperto che ci sono dei licei romani che hanno vinto, sono arrivati secondi al campionato mondiale di calcio per robot, e quindi diciamo si è aperto in qualche modo un mondo, un mondo positivo, un'esperienza assolutamente rispetto a tante situazioni di cui ci lamentiamo, un'energia molto positiva, no? Che poi diciamo da questo siamo andati a vedere anche tutte le esperienze di Arduino, delle stampanti 3D, dei makers, dove si mostra una grande energia del paese verso le nuove generazioni. E quindi questo, diciamo, poi avevamo altre cose che invece erano più per finanziare l'innovazione con concetti diciamo, più classici, anche se fosse innovativi rispetto a certi casi, quindi per esempio quello delle start-up o comunque di finanziamenti più piccoli al basso. È che nel settore ICT, c'è un accesso livellato orizzontale, cioè non serve necessariamente essere un ingegnere con tre master e specializzazioni particolari, tutti chiusi in una stanza a pensare al futuro di Londra, ma serve una componente, tra virgolette, di designer, estetica, una componente ingegneristica ovviamente, una componente anche scientifica, ma anche una componente tecnica, proprio manuale, umanistica e di approccio. Quindi in qualche modo su un prodotto finito ICT c'è un lavoro che non è solo multidisciplinare, ma anche multicompetente, anche multiapproccio. Assolutamente, assolutamente. Questa è una battaglia secondo me fondamentale, che ha probabilmente in Italia delle radici lontane. Io mi ricordo, io sono matematico come Roberto, mi ricordo che all'università matematica e fisica, quando c'erano la due piene, i professori dicevano, scusate, qui ci sono dei professori però, dicevano non vi preoccupate perché fra due mesi la metà di voi andranno a lettere. E dico, ma lettere non è che è il mondezzario dell'università, lettere è un sapere diverso che ha una sua dignità assoluta, tant'è vero che gli Stati Uniti, che la riconoscono, che non hanno queste barriere, poi fanno maggiore innovazione di noi, ma perché la Apple non ha fatto innovazione sulla creatività, sul design. E quindi, sì, a parte la caligrafia, come lui ha detto, ma voglio dire anche proprio nel business, non ha fatto business con la musica, e la musica non è cultura. Beh, se uno lavora con, se uno pensa in modo a compartimenti estranei, non riuscirà mai a fare sul design, non ha vinto, no? E noi abbiamo
poi non è solo un problema italiano, è un problema europeo. Noi abbiamo avuto la Finlandia, la Nokia, che in 3 anni è scomparsa grazie al fatto che tu gli hai investito in 300 milioni di tasse. No. E quindi questo è un valore per il paese, e noi con ICT, con varie realtà di Trento e con il di Trento stiamo lavorando molto su questo, perché poi quando i paesi del nord ci insegnano il rigore economico, va bene, ma se ci devono pure venire a insegnare la creatività, e questo per i palinghesi, cioè, non voglio adesso, diciamo, in campi che non so niente, però è evidente che non solo sono assolutamente d'accordo, ma dobbiamo fare molta leva su questo. Dunque,